mia pagina Instagram. Io sono Bellezza in Fiore, o meglio Marta, ho 21 anni, studio lettere a Pavia, ma sono di origini bresciane, vivo a Brescia, e sono appassionata di prodotti bio, infatti mi occupo principalmente di questo e di recensirli. Non sono ovviamente un'esperta, non sono una make-up artist, ma credo che questo tipo di pagine, questo tipo di video possa essere utile per voi, perché così potete regolarvi sull'acquisto in base all'esperienza di altri. Ho deciso di iniziare a girare i video perché è più immediato e penso davvero che insomma possa esservi utile. Poi mi piace guardare video su YouTube perché mi rilassa. Con i prodotti finiti di questo mese, che sono tanti. Prima di iniziare però voglio citare Rossana, che ha creato una challenge che si chiama 20 euro challenge e consiste nello spendere solo 20 euro al mese per i prodotti cosmetici e quindi concentrarsi sullo smaltimento di quelli che già abbiamo. Questo mese io non l'ho iniziata perché c'erano degli acquisti che avevo intenzione di fare come tutte aula. E quindi ho solo deciso quali prodotti smaltire e devo dire che per la prima volta ne ho finiti parecchi, diciamo per evitare gli accumuli. Inizio subito quindi dai prodotti per il corpo. Il primo prodotto di cui voglio parlarvi è questo bagno schiuma di Ecos. Sono 500 ml per circa 3 euro, certificato ICEA INCI perfetto, ha un profumo buonissimo, veramente buonissimo, delicato, di tè, infatti è il tè verde all'aloe, ve lo consiglio, è delicato, fa molta schiuma, è concentrato, ne basta pochissimo sulla spugna e deterge benissimo. Il secondo prodotto di cui voglio parlarvi è questo deodorante della Bioteca Italiana, che è questo certificato ICEA. Sono 100 ml per circa 3 euro. La mia profumazione è quella al tè verde, come profumazione buona, fresca, però ragazzi per me è bocciato, cioè non regge, non tiene neanche un'ora, quindi per questa stagione proprio non ve lo consiglio. Forse per quella invernale, vediamo. Non penso comunque che lo riacquisterò ora. Altro prodotto terminato è questo Deo Crema di Erbolario, che ha un inci molto brutto, però ce l'avevo in scorta quindi l'ho terminato. Costa circa 11 euro, è un deodorante fatto in crema, antiodorante tra l'altro, sia all'assenzio, le tre artemisie. È buono, cioè fa il suo lavoro, però non ha un buon inci, per questo motivo non lo ricomprerò. Ho terminato poi questo olio di Provenzale alla mandorla dolce, profumazione tè verde, come potete notare io adoro il tè verde, e è un buon prodotto, nutre, lo uso sulle gambe che sono molto secche, dopo la doccia, pelle umida, e anche sui capelli, mi è capitato di usarlo qualche volta come pacco di pre-shampoo e devo dire che è un ottimo prodotto. Parliamo poi di questo detergente intimo della Biolis, anche questo costa molto poco, 3 euro circa per 200 ml. Come prodotto è promosso, nel senso che deterge, è delicato, però ha una profumazione che a me non piace per nulla, è veramente troppo troppo dolce, quindi non lo ricomprerò. Ho terminato poi questa mousse corpo della Organic Shop, che è una marca bio, inci molto buoni, low cost. Questi sono 250 ml di prodotto e costano 4,50 euro circa. In particolare questa è una mousse allo Yang Ylang e Neroli, buonissimo il profumo, fresco, estivo, agrumato, è una mousse leggerissima, veramente leggera, che si assorbe in fretta, anche se fa una scia bianca, quindi dovete massaggiarlo un attimo, leggerissima veramente, secondo me perfetta per la stagione estiva. Se cercate un prodotto di questo tipo ve lo consiglio veramente tanto, tanto low cost e fa veramente il suo lavoro. Mm-hmm.
Passiamo ora ai prodotti per capelli. Ho finito questa polvere d'amla di Aromazon, uno dei vecchi ordini che avevo fatto. È un prodotto molto buono, secondo me in generale le polveri di Aromazon sono buone. Sono 250 grammi, mi sa per 3-4 euro. Io ne uso molta di amla, faccio un impacco cosa ogni settimana e promosso senza dubbio, low cost ma comunque di qualità, quindi ve lo consiglio, vi consiglio in generale tutte le erbette di Aromazon. Ho terminato l'ennesima confezione di Dermogel viso corpo, che in realtà io uso per i capelli, di Omia. È un prodotto favoloso, veramente. È un prodotto che tutte dovete avere in casa, il gel di aloe, che sia Omia, che sia Provenzali, dovete averlo, perché se vi scottate, cioè, vi cura in un secondo. Se avete pruriti, ve li calma, punture di insetto anche, veramente il gel di aloe è un prodotto che dovete avere tutti in casa. E questo è il mio preferito in assoluto, perché è molto denso, molto corposo, ma allo stesso tempo non indurisce i capelli, quindi io lo uso sempre, non li indurisce, non li secca e niente, io lo uso come styling insieme alla crema corpo e davvero è il mio preferito, ne termino una confezione al mese più o meno. Sempre per i capelli ho terminato questo balsamo, sempre di Omia. Questo balsamo mi è piaciuto, è a olio di semi di lino, ovviamente inci, molto buono. Qui c'è scritto che è per capelli sciupati, fragili e quello capelluto delicato. C'è del burro di karité oltre all'olio di semi di lino, districa molto bene, leggero, non appesantisce il capello. Io mi sono trovata davvero bene, ne basta una piccola quantità. Sono 200 ml per 4 euro, 5 euro. Quindi se cercate un prodotto low cost che comunque funzioni, ve lo consiglio senza dubbio. Sempre per i capelli ho terminato questa mini size di shampoo all'avena di Violis Nature. Volevo provarlo, in realtà io non ho problemi con lo shampoo, cioè mi piacciono più o meno tutti. Questo è uno shampoo sì, così senza infamia, senza loda. Buono, però non penso che lo comprerò. A parte che il profumo non mi piace perché è troppo dolce, io le profumazioni dolci non le sopporto. Comunque come consistenza è piuttosto gelloso, ne basta poco, fa molta schiuma, ovviamente va sempre diluito e non credo che sia particolarmente indicato per capelli ricci o mossi, comunque non è affatto male, se volete provarlo, niente di che, ecco. Per quanto riguarda il viso invece ho finito il mio detergente preferito, che è il sapone non sapone di Omia. Sono 300 ml per 4 euro. Questo all'alo è il mio preferito, è delicato, fa schiuma, deterge benissimo e aiuta a mantenere, a controllare la produzione di sebo. Ne basta poco, dura molto. Questo è un must insieme alla gel, sono i due prodotti che vedrete sempre in questo tipo di video, credo. Sempre per il viso ho finito questi quadrotti struccanti della Quando È, molto buoni, non si sfaldano, veramente perfetti per deteggere e struccare il viso. Ho finito questo struccante che non ha buoni inci di Garnier, bifasico, struccante Occhi Express 2 in 1. Qui dice che è adatto a tutti i tipi di trucco, anche waterproof, ultra struccante e fortifica le ciglia senza sfregare, non lascia film di grasso. Allora, sì, cioè è un buon prodotto, strucca veramente bene. Mi raccomando ragazze, mai sfregare quando vi struccate, perché altrimenti vengono le rughette tutte qui e noi le rughette non le vogliamo, quindi applicatelo sul dischetto, lo lasciate agire qualche minuto, togliete e come per magia vi ritrovate tutto il trucco sul dischetto. È un buon prodotto, ce l'avevo in scorta, insomma l'ho finito, non ha buon inci però fa il suo lavoro, lo fa molto bene e comunque io vado sempre a sciacquare il viso dopo lo struccante, sempre, che sia acqua micellare, che sia bifasico, sempre, sempre, perché non mi piace avere la sensazione di pelle che tira.
anche se questo non lascia sensazione né di pelle chitina né di pelle unta, però io sciacquo. Altro prodotto per il viso terminato, questa maschera di Delidea, maschera viso purificante, la vendono da Tigota, io trovo da Tigota o da OVS, 2 euro, sono due mini size, così sono, non mi ricordo quanti ml, credo 10, qui non c'è scritto, ci sarà nell'altra, è un prodotto biocertificato, fantastico, è alla mela, un profumo buonissimo, e è purificante, veramente, riequilibrante, indicato per pelle impura, infatti io ho la pelle mista, ed è veramente un prodotto fantastico, costa poco ed è una coccola in più per il vostro viso. Dopo averla fatta sento proprio la pelle levigata, liscia e pulita, ecco, la faccio una volta a settimana. La cosa importante per le maschere è di non lasciarle seccare sul viso, altrimenti otteniamo l'effetto contrario di quello che vorremmo, mi raccomando. Sempre per il viso ho finito il mio Dolci Labbra Neutro di Alchemilla, che adoro perché è buonissimo, non ha profumazione appunto perché è neutro, è un prodotto bio in C, perfetto, è vegan ok, e è il primo brew cacao che finisco nella mia vita, credo, però l'ho veramente amato, no, non ha proprio profumo, l'unico profumo che ha un po' di cera d'api, non so, quella che si usa per, no, di burro di cacao proprio, sa, ecco, non di cera, di burro di cacao, sa proprio, me lo mangerei, anche se è neutro, pensate alle altre profumazioni, un prodotto che vi consiglio davvero, costa poco e vi prego, non utilizzate la bello, vi prego, avvoliamolo. È una idratazione fittizia, ragazze, se voi provate un burro cacao bio, vi assicuro che la differenza la notate. Ve lo consiglio, c'è veramente tutti i gusti, io ne ho un'altra radicchiuzza che è favoloso, ma c'è torta di mele, nocciottella, caspita, sentite che nomi, non mi viene voglia di mangiarli, provateli, mi raccomando. Prodotti make-up, li avevo un po' in scorta, dovevo terminarli, quindi con Boninci ce ne sono solo due. Inizio da quel di Coninci, pessimo. Il primo è questo correttore di Deborah, Dress Me Perfect. Nella colorazione non c'è scritto, nel senso che tutta l'etichetta, se usandolo, si è cancellata. Lo usavo essenzialmente per gli occhiali, non ho problemi di varie imperfezioni sul viso. È un buon prodotto, copre bene, ma ovviamente per gli inci che hanno lo riacquisterò. Altro correttore, Essence Corti, che è un prodotto low cost, questa è la colorazione 04 True Nude, copriva abbastanza bene, ma un prodotto che senza infamia, senza lode, anche lui costa poco, se volete provarlo e non avete grandi imperfezioni ma sono occhiali leggere, provatelo, a me bastava, però no, non lo ricomprerò. Qua andiamo sui mascara 2 che ho amato, due mascara che ho amato, che non hanno Boninci. Se devo essere sincera, non ho mai provato un mascara bio per ora, perché ne ho molti da finire e perché insieme ai rossetti è l'unico prodotto che utilizzo anche se non ha Boninci, perché utilizzo soprattutto mascara di Essence che sono veramente low cost e ecco, questo è il mio strappo insieme ai rossetti. Per esempio i matte di Essence li amo. Vabbè, piccola digressione, questo è il mascara Lash Princess, versione verde, l'ince orrido, però fa delle ciglia favolose, veramente, credo sia il mio mascara preferito in assoluto. Altro mascara che ho finito di Maybelline, Lash Sensational, effetto ventaglio mascara, favoloso anche lui, veramente, ha uno scovolino stupendo, che incurva veramente bene. Comunque penso di acquistare, dato che vi ho chiesto su Instagram, in molte mi avete risposto e suggerito occhioni di neve, ma anche quello di Avril. Mi ispirano proprio e le vostre recensioni positive mi hanno convinta. Quindi magari lo comprerò. Ovviamente questo non è low cost, costa intorno ai 10 euro, ma credo di averlo trovato in offerta d'acqua e sapone qualche tempo fa, per questo l'ho preso. Vabbè, comunque andiamo ai miei prodotti bio.
Il primo è questa cipria fondotinta di Benecos nella colorazione Light Sand. Si tratta di 10 grammi di prodotto per circa 4-5 euro. Ve l'ho recensito in pagina, è veramente un buon prodotto, adatto alla pelle mista, ha più un effetto cipria che un effetto con fondotinta, secondo me, perché non ha una copertura molto elevata, però funziona, cioè mattifica, tiene bada la pelle lucida e ha un ICI ottimo, costa poco, insomma se volete provarlo ve lo consiglio davvero. Ultimo prodotto terminato, che mi dispiace tantissimo aver finito, è la BB Cream di Puro Bio, anche lei recensita in pagina, questa è la colorazione 02 e ragazze io l'ho amata, la indosso anche in questo momento, infatti l'ho finita per questo video, è veramente fantastica, per me, per la mia pelle mista funziona veramente bene perché è leggera, liquida, la consistenza liquida, è abbastanza coprente, è quel tipo di coprenza che serve alla mia pelle. Non ho grandi scromie o grandi imperfezioni, quindi mi basta. Diciamo che tende a lucidare un po' il viso, quindi la fisso sempre con una cipria per opacizzare, però poi sta lì, cioè non se ne va. E è molto confortevole, cioè lascia la pelle morbida e sento che è idratata. Poi non lo so, l'idrolato di salvia per la mia pelle è perfetto. Questa come primo ingrediente, l'idrolato di salvia, io lo adoro. Ve la consiglio, provatela, magari più indicata per la stagione invernale, a dire il vero, che l'anno scorso l'ho usata anche d'estate e non mi sono trovata male. Ora che l'ho finita, ho appena acquistato la crema colorata SPF 30 di Alga Maris, quindi farò un confronto e vi farò sapere. C'è un ultimo prodotto di cui non vi ho parlato prima, che sono queste lame della Wilkinson Intuition Dry Skin. Sì, io ho questo problema molto grave, che è la follicolite, tremenda. Ho delle macchie sulle gambe orribili e sto cercando in tutti i modi di risolvere questo problema. Magari vi farò un video dedicato, però vi recensisco queste lame, cioè un rasoio con le lame intercambiabili. Io ho acquistato queste. Sono abbastanza costose, mi le ho trovate in offerta da Tigotà, ne ho approfittato, 3 lame, 6 euro ho pagato. E le ho provate, ragazze, sono molto molto delicate, adatta alla pelle sensibile proprio. Sono queste lame che sono circondate da un panetto di sapone che non ha buon ICI, però questo rende la rasatura molto delicata e anche molto precisa. Devo dire che mi sono trovata bene, poi magari andando avanti non mi piacerà più, però per il momento mi piacciono. Ecco ragazze, il mio video dei prodotti terminati è finito. Fatemi sapere cosa ne pensate, se vi è piaciuto, se c'è qualcosa da migliorare, sicuramente ci sarà perché è il mio primo video. Ovviamente mi fa piacere darvi una mano, esservi utile in qualche modo. Se il video vi è piaciuto, non lo so, iscrivetevi al canale sulla fiducia, lasciatemi un like se vi va, ma in ogni caso vi aspetto sulla mia pagina come sempre, dove cerco, come avete notato, di coinvolgervi con le mie domande. E fatemi sapere se vi interessa una recensione più dettagliata di qualche prodotto. Io vi aspetto sia sulla pagina che qui sul mio canale. Intanto vi mando un bacio e vi ringrazio per il vostro sostegno e soprattutto per avermi guardata fino a qua. Vi saluto ragazze, buona settimana a tutte!